quindi così poteva andare. Se avessimo fatto 90 minuti come il primo tempo sarebbe stato meglio così. È chiaro che il risultato è un grande risultato, abbiamo fatto una partita divisa in due, perché il primo tempo l'abbiamo giocata molto bene, direi, anche se abbiamo concluso meno di quello che abbiamo prodotto, e il secondo tempo, quando si è sporcata, siamo riusciti a reagire e a portarla a casa con grande voglia e determinazione. Ecco, meglio di così è se riusciamo a fare 90 minuti con il primo 45. Fatto tutti i riflessi, magari tutti i giunti alla ripresa in cui non siete riusciti a ripetere, perché poi dopo il gol, comunque il padre ha dimostrato carattere e ha ripreso la facilità di ingaggio. Dipende da un periodo della preparazione, visto che comunque state lavorando da 40 giorni, oppure da qualcos'altro? Non lo so da cosa dipende, è chiaro che sarà una partita che andrò a rivedere. C'è, per quanto mi riguarda, un grande orgoglio il fatto che loro hanno cambiato tre moduli, perché hanno avuto difficoltà nell'affrontarci, però dobbiamo essere più bravi a proseguire. È come se a un certo punto siamo andati alla ricerca soltanto della partita aggressiva di carattere, quando si poteva continuare a fare una partita aggressiva di carattere, ma anche di fraseggio. Però siamo alla prima di campionato e lavoriamo insieme da poco, perché è vero che siamo partiti il 12 luglio, però è pure vero che i giocatori sono arrivati uno dopo l'altro, ognuno di loro con abitudini diverse, alcuni che si stavano allenando, quindi abbiamo la preparazione, abbiamo dovuto modulare cercando di non fargli fare un cambio di preparazione stressante dal punto di vista proprio muscolare. Sono tre punti incredibili, perché secondo me abbiamo tantissimo da migliorare ancora, quindi da questo punto di vista così come avevo detto con il Cittadella, così dico qua, è una partita che ci dà un sacco di possibilità di lavorare per migliorare su tante cose che potevamo fare meglio. Mister, riguardo alle scelte di formazione, invece, diciamo, la sorpresa per noi è stata Lovato, che viene confermato dopo l'amichevole con il Delta. Cosa ti ha portato a scegliere lui? Ieri ho detto che in relazione alla formazione cerco di, secondo quella che è la partita, secondo quello che vedo, secondo quella che è la condizione, le caratteristiche, di mettere la migliore squadra per me in campo, sperando di sbagliare il meno possibile, quindi semplicemente questo, non né più né meno. È un ragazzo che c'ha potenzialità, c'ha molta strada davanti, non mettergli 7 e gli 8 perché sennò rischiamo di perderlo, ma ce ne sono tanti altri, così come quelli che sono meno ragazzi, che hanno tanta voglia di mettersi in discussione. Gli allenamenti voi li vedete, sono sempre belli intensi, le partite sono sempre combattute, significa che ci stanno 20 giocatori almeno che giocano, che vogliono superarsi. Ecco, l'obiettivo e il mio compito è quello di tenere questa fiammella di motivazione, di voglia di superarsi sempre, sempre accesa. Senti, parlavi, senza poi soffermarsi più di tanto sui singoli, però mi hai parlato di Lovato, però credo che due parole anche su Minelli, insomma, comunque al di là di tutto ha dimostrato di essere con la testa. Minelli è il portiere del Padova, quindi ha fatto Minelli il portiere del Padova, cioè è un portiere che ha qualche partita in Serie B, è un portiere che ha sempre fatto bene anche in categoria superiore, ma non avevo dubbi, quindi lui ha fatto se stesso e ne ero certo. Senti, un'altra domanda te la faccio io. Visto che insomma hai già detto insomma dell'importanza di questi tre punti, però insomma, ecco, poi partire veramente così, insomma, forse così in campionato, è sicuramente un segnale molto importante per quello che hai dato oggi. Ma il segnale lo dobbiamo dare a noi stessi, nel senso che se
se lavori seriamente, sei una persona per bene. E... è arrivato Castiglia, mi ha atteso, mi aspetta. Castiglia. Vedi. Dicevo, se sei una persona per bene, sei un professionista serio, un passionato, nel senso che fai le cose con passione, normalmente se vuoi qualcosa poi la ottieni. Bisogna volere una cosa, però non è a parole, ma volerla realmente. Ecco, noi non dobbiamo perdere, lo dissi alla mia presentazione, la fame, perché almeno io vengo dal basso, a me non mi ha mai regalato niente nessuno, e quindi non voglio niente regalato, me lo voglio conquistare, e chi sta al mio fianco o la pensa come me o non è che mi arrabbia, è che non sta al mio fianco. Quindi questo è, noi non vogliamo vincere le partite, magari ci proviamo, vogliamo dare tutto, lavorando durante la settimana, lavorando adesso, divertendoci, allenandoci, perché poi se no durante la settimana, per poi misurarci con gli avversari la domenica cercando di essere più bravi di loro. Questo è, né più né meno. Un'altra cosa, visto che poi accennavi anche prima le emittenti televisive, che ti è stato chiesto nel mercato, che cosa manca a questa squadra, visto che poi adesso praticamente manca una settimana al mercato con domani, allora, cosa manca a questa squadra? Manca numericamente un centrocampista. Poi il mercato è strano, può succedere di tutto, quindi però manco c'è. Immagino che col direttore insomma parliate tutti i giorni anche di questo, oppure fa lui e dopo lui ti dice parla, arriva. Oddio. Fa lui e mi dice, non è proprio così, nel senso che non c'è nessun giocatore del Padova tra quelli che sono arrivati e quelli che sono rimasti, perché non hanno la mia piena fiducia. E che non ho condiviso con la società, nessuno. Quindi per te la rosa a posto, se da qui alla fine arriva un centrocampista. Se arriva un centrocampista, la rosa a posto, se poi arriva altro, io non ho il problema di avere un giocatore in mente. Perché poi c'è quella cosa bellissima che è il campo, che ti permette poi di poter scegliere quelli che sono i migliori. E se realmente tutti vogliono essere protagonisti. Io non penso che sia importante giocare 20 o 25 partite, se come si giocano le partite che è importante, anche per un calciatore. Grazie mister. Dicevo prima, scusa, che stai parlando dell'emozione, dell'esordio, no? Quindi hai sentito un po', è stata una prima speciale. Beh, normale. Allora, ho fatto riferimento a un periodo particolare della mia vita, quindi io so che significa vivere, cioè so che significa quando si accende e si spegne la luce. Perché se da giovane ti rendi conto che la luce si può spegnere, poi quando è accesa è diverso. E se non si prova un'emozione in un momento come questo, che è il coronamento di una carriera, perché ho fatto il calciatore, poi ho fatto l'allenatore in seconda, tra le altre cose ha vinto 3-1 pure il mister, cioè di meglio non poteva succedere. Se non provi emozioni, io penso che fondamentalmente non hai motivo per vivere, quindi è chiaro che ho provato emozioni, ma al di là della vittoria, della prestazione, è stata una bella giornata, la ricorderò e la porterò con me,